Questa conferenza stampa per Impatto Trentino, una nuova iniziativa che lanciamo quest'oggi e al quale lascerei subito la parola a Fabrizio Brunialti per l'inizio e quindi al presidente della Trento Academy, che sarà un'entità importante all'interno proprio del Patto Trentino. Grazie. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Trento SRL dell'invito. Trento Academy, come probabilmente saprete, insomma, è un ramo d'azienda della SRL, si occupa delle attività di base, dei più piccolini, oltre che di attività, diciamo così, complementari. Del resto abbiamo appena compiuto 10 anni. Abbiamo con noi Mauro Giacca, che ha organizzato per l'occasione un evento splendido. Quindi ringrazio Mauro per l'ennesima volta per queste attenzioni che ha appunto nei confronti della storia giallo-blu. E niente, noi siamo, io porto chiaramente il saluto anche del Consiglio di Amministrazione, che ho l'onore di presiedere. Noi, ripeto, come sapete, ci occupiamo dell'attività di base, quindi dei più piccolini, delle ultime 4 annate del nostro club, e poi sviluppiamo quelle che sono attività legate, appunto, diciamo così, anche all'aspetto ludico ricreativo. Stiamo in questo momento organizzando, in collaborazione con OSA, i camp che stanno raggiungendo un po' tutta la nostra provincia, anche quest'anno siamo molto molto soddisfatti, e quindi siamo contenti di poter partecipare a questo nuovo progetto molto importante di inclusività per tutta la nostra territorio provinciale e di mettere a servizio quelle che sono le nostre potenzialità, diciamo così, le nostre capacità. Quindi ripeto un saluto a tutti e ascoltiamo tutti con un interesse, diciamo così, questo progetto che il nostro direttore operativo, insomma, ha sviluppato e adesso ci illustrerà. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie mille Fabrizio, lasciamo proprio la parola al direttore operativo Luca Piazzi che ci delineerà ciò che andremo a sviluppare con il Patto Trentino. Sì, buongiorno a tutti. Noi questo l'avevamo. Se sentite lo stesso? Sì. Noi questo l'avevamo un po' detto, no? Che l'obiettivo di quest'anno era soprattutto riuscire a relazionarsi col territorio in una maniera concreta, in una maniera importante. Siamo al terzo anno di professionismo e pensiamo che in questo momento qua possiamo iniziare anche a pensare a condividere la nostra esperienza, la nostra possibilità di dare un'opportunità di percorso a tutti quanti i giovani trentini, ma non solo, attraverso un progetto concreto e serio, insomma, nel quale vorremmo riuscire veramente a creare un network importante di società. Chiaramente il Trento Calcio dovrà e potrà essere quella di riferimento, però io credo veramente che tutti quanti quelli che vorranno poi incontrare a far parte di questo progetto potranno avere dei importanti ritorni, soprattutto dal punto di vista cooperativo. Noi siamo un territorio sotto questo aspetto importante, abbiamo fatto delle cose importanti e pensiamo che si possa farlo soprattutto ed anche nello sport. Quindi voi avete in mano il progetto, come noi l'abbiamo cercato di illustrarlo Vediamo anche video, quindi. in un PowerPoint, in una presentazione che per quello che si poteva fare, volevamo un po' concretamente fargli capire come andrà poi a interfacciarsi questo progetto qua con le società che ne faranno parte. Allora, premesso, non è un progetto nel quale uno dovrà affiliarsi, ok? Quindi tutte quante le società del territorio sono affiliate a questo progetto, quindi la nostra apertura è totale a tutti quanti, non è niente nel quale una squadra dovrà firmare o prendersi degli impegni, quindi è semplicemente un patto. Quindi abbiamo chiamato patto per questo, perché tutti quanti potranno entrarci, tutti quanti potranno iniziare a collaborare in questo network. Gli obiettivi sono molti, noi ne abbiamo descritti alcuni nel
velocemente qua, quello di creare appunto un network di società collegate a noi con le quali potremo condividere le nostre esperienze e, come ho detto prima, dare la possibilità ai giovani stessi è condividere, io credo, la filosofia di far calcio, una metodologia sul quale formare i ragazzi. Credo che già qua armonizzare questa cosa qua possa aiutare l'intero movimento, ma anche cercare di condividere dei valori sul quale noi vorremmo poggiare tutto quanto quello che stiamo facendo in questo momento, quindi cercare di diventare una società nel quale la gente trentina si identifica, e voi lo sapete, insomma, che l'identificazione la crei soprattutto con dei valori. Penso che determinati valori, insomma, dovranno iniziare a far parte della nostra idea del come lavorare e come confrontarsi. Ho detto prima una cosa importante, quindi dare opportunità, quando parlo di opportunità non è soltanto un'opportunità al calciatore, come ho detto prima, quindi chiaro che la finalità vera è questa, però dare opportunità a tecnici, dare opportunità anche a persone che vogliono confrontarsi, stare nel mondo del calcio, o soltanto dare l'opportunità ad alcuni bambini di vivere dei momenti, come può essere fare il raccattapalle allo stadio, in una partita professionistica, l'accompagnare le squadre in campo. Io penso che puoi dare diversi tipi di opportunità con quello che è in questo momento la nostra realtà. Quindi penso io, quando ero piccolo, insomma, che tante cose mi sarebbe piaciuto farle, insomma, anche semplicemente andare a vedere il Trento del Lutterotto e di Dall'Osso. Magari adesso le cose sono un po' cambiate, però io penso che poi queste cose qua siano cose che vadano apprezzate, se inserite all'interno di un certo contesto. Noi abbiamo messo anche, appunto, come dicevo prima, il fatto che tramite questo progetto qua sicuramente possiamo aumentare la nostra fanbase. Trento esce da 20 anni nel quale c'è stato un up and down che ha fatto perdere molta, diciamo, appeal al Trento sul territorio. Adesso stiamo riposizionandosi in un livello professionistico, abbiamo fatto già tre anni crescendo. L'obiettivo è quello di continuare con questa crescita graduale ma costante. Noi pensiamo che questo possa essere uno dei primi pilastri, no, della nostra filosofia, il fare qualcosa continuamente, step by step. Quindi migliorare e instaurare rapporti con quante più possibili società, questi possono essere degli obiettivi che noi ci siamo posti in questa fase iniziale del progetto. Chiaramente il progetto, dopo, tutti i progetti non dipendono soltanto dal progetto, dipendono dalle persone che ne faranno parte. Quindi diciamo che per quanto riguarda il progetto è questo. Cosa faremo noi concretamente all'interno del progetto? Allora, inizialmente pensiamo sicuramente a dei stage tecnici che noi faremo assieme alle società del territorio. Cercheremo di invitare società facenti parte del progetto ad allenarsi o a giocare con il nostro settore giovanile. Stiamo organizzando una serie di tornei. Il primo sarà il 22 settembre, un torneo della categoria Pulcini, si chiamerà Golden Eagle, e sarà già per tutte quante le società del territorio, quindi anche qua sarà un primo modo per conoscerci, per incontrarci e per confrontarci. Quindi credo che potrebbe essere la prima grande opportunità, occasione per iniziare a sviluppare questo progetto. Sicuramente col progetto Summer Camp, che fino a questo momento, insomma, era stato sì condiviso con le società del territorio, però noi vorremmo dare tramite questo progetto un altro impulso per riuscire a lavorare assieme alle società del territorio. Partiremo a settembre con una coaching school, quindi inizieremo con una coaching school nel quale cercheremo di andare a condividere la nostra metodologia, l'idea del gioco, l'idea di formare i giocatori con gli altri tecnici del territorio.
e poi successivamente cercheremo di creare anche dei momenti, dei clinic, li abbiamo chiamati, di persone che non c'entrano con il Trentopalcio, col territorio, ma che vengono magari a cercare di parlare di sistemi di gioco, metodologie, anche di altre squadre. Un'altra cosa che per iniziare a migliorare questo aspetto qua vogliamo dare a tutte quante le società del territorio la possibilità di accreditarsi, di venire a vedere la partita. Due persone per ogni società potranno accreditarsi su ogni partita, insomma, per poter iniziare a partecipare alle nostre partite, però ripeto, ci sarà anche la possibilità di fare altre attività nel match day. Come successivamente un'altra cosa che cerchiamo di fare è creare dei network di collaborazione in ambito non soltanto sportivo ma anche dal punto di vista medico o commerciale, insomma. Quindi l'idea è che sviluppare anche un centro medico all'interno del nostro nuovo centro sportivo. Chiaramente parlo di San Vincenzo, quindi non un progetto a brevissima scadenza, ma l'idea è di condividere anche altri aspetti, quindi non soltanto tecnici ma anche dal punto di vista appunto medico o anche commerciale. Abbiamo dedicato un po' questa pagina qua al discorso formativo, quindi a cosa potremmo fare nella coaching school, che abbiamo già iniziato a parlarne prima, cioè dicendo che il condividere e l'iniziare ad armonizzare un po' l'idea del come vai a sviluppare e a creare e migliorare i talenti territoriali, sotto questo aspetto qua noi vorremmo intervenire anche sotto altri ambiti, che potremmo farlo con i club, con i genitori, insomma, parliamo di idea dal punto di vista nutrizionale, di come magari gestire un atleta, dal punto di vista anche psicopedagogico, di come andare a interfacciarsi o l'importanza della famiglia all'interno del percorso di un atleta. Quindi credo che siano tematiche interessanti che noi andremo a sviluppare sia internamente col club, ma dopo condivideremo questo anche con le società del territorio. Vado un po' veloce, finisco per spiegare che negli eventi che ci sono in questo momento, come ho spiegato prima, ci sarà uno che abbiamo chiamato kick-off, quindi il fatto di tutto quanto quello che noi svilupperemo il giorno del match day, con chiaramente qua si parla dei ragazzini, quindi ragazzi sicuramente under 12, ok, di tutto quanto che noi andremo a sviluppare a livello di summer camp e che vorremmo potenziare rispetto a quest'anno, e l'aspetto dei Trentino Cup, quindi abbiamo parlato con l'amico del primo, ne faremo un altro evento per un'altra categoria, sicuramente dei primi calci invernali, indoor, e un'altra per la categoria esordienti, quindi primaverile. Queste cose qua le abbiamo in cantiere, l'unica che siamo partiti concretamente il Golden Eagle, che sappiamo già la data, e stiamo cercando di definire location e l'organizzazione. Okay? L'ultima cosa, mi spiace se sono andato un po' veloce, è quello che noi vorremmo cercare di fare nel tempo, che credo che sia una roba importante, cioè entrare a livello scolastico. E la società AC Trento per darmi questa possibilità, per avermi dato questa possibilità, io sono stato tecnico nel Trento per 4 anni, mi è stata proposta questo progetto, l'ho accettato con molto orgoglio, e tanto che sono anche tifoso da tanti anni e mi sento di poter dare qualcosa anche al Trento e soprattutto al territorio del Trentino. E sono responsabile del progetto e sarò il referente diretto con le società. E già tanto ha detto Luca sul progetto, io non sto qua a ripetere niente, logicamente, e solo che darò il mio massimo impegno per questo progetto, per la società, perché deve essere veramente una cosa importante. È una cosa che il Presidente negli anni continuava a ripetere,
quest'anno riusciamo a metterlo in pratica. È il primo passo della pratica del, dove che il Presidente ne ha sempre parlato in tutte le interviste. Ecco, io penso che altro non devo aggiungere. Grazie mille Fulvio. Allora lascerei al Presidente la conclusione e la spiegazione, insomma, del significato che vogliamo dare a questo progetto. Beh, ringrazio, saluto tutti e ringrazio anche Luca e primis e Fulvio Alessio, che in effetti è un progetto che abbiamo sempre portato avanti dall'inizio. Intanto però prima doveva iniziare a dimostrare, doveva consolidarsi in un calcio professionistico dove i primi 3 anni sono stati costruiti, penso una ticella sempre migliore. Il 4° anno ci deve portare adesso un obiettivo ben chiaro, con l'esperienza avuta di poter raffrontarci anche con dei tecnici esperti, con dei tecnici extra che respirano aria trentina, che portano quel valore di loro, oltre che di qualità lavorativa, ma di qualità anche personale. Pertanto questo è la grande soddisfazione, finalmente, di dopo 10 anni aver raggiunto questo obiettivo. Un obiettivo che sappiamo che il club della città, della nostra comunità, deve rappresentare il calcio provinciale totale. Pertanto penso che finalmente si è realizzato un altro passo importante e fondamentale, perché ritengo opportuno per le nostre periferie che questo riferimento sia un riferimento di qualità e soprattutto anche professionale. Personale che serve anche per loro, per aumentare ancora più il valore e la soddisfazione che i miei colleghi presidenti possano avere anche loro un supporto a livello di gestione, di, anche di rappresentanza, che questo Trento, questa società, questo club, in questi anni, con tante difficoltà e con tanti errori che mi hai soprattutto concessi e fatti subire a qualche altro mio collaboratore, penso che sia una cosa che adesso si possa apprezzare piano piano. Io sono uno degli artefici, insieme a tanti altri, e questi tanti altri sono fondamentali per me in primis, ma anche e soprattutto per creare quel gruppo che sono convinto che questo club dovrà crescere, dovrà strutturare sempre più per portare quella qualità che noi ci aspettiamo di una città che deve rappresentare al meglio.